Bene gente, rieccoci qua, sempre con Dead Island, ma questa volta non sto continuando il mio file precedente con XML, ma bensì oggi pomeriggio mi sono scaricato il contenuto scaricabile Rider White. Che cos'è? Praticamente è un'altra campagna in giocatore singolo, solo in giocatore singolo, a contare di quella principale non è possibile giocare in multiplayer. E praticamente racconta la storia di Rider White. Chi è Rider White? Attenzione che sto per fare un bel po' di spoiler. Rider White è in pratica il boss finale, diciamo, del gioco, cioè è un soldato di stanza Banoi che poi si rivelerà essere la persona che all'inizio del gioco dice ai quattro protagonisti, gli altri sopravvissuti, che ha un modo per andarsene dall'isola. Ma in realtà è tutta una magagna per fare in modo che di trovare una cura per curare appunto sua moglie che è stata infettata. In sé era una persona molto, praticamente un soldato molto ligio al dovere, molto, molto, come posso dire, ligio al dovere, a parte per quanto riguarda la moglie su cui è veramente molto protettivo. Quindi in pratica con questo DLC si vedrà la storia attraverso i suoi occhi. E così capiremo meglio perché ha agito così, chi è in realtà questa persona, se è veramente cattivo cattivo o non ha avuto altra scelta. E quindi andiamo. Dunque, tra le cose che noto subito è che, guardiamo un po', abbiamo già, parto subito con 10.000 dollari nell'inventario e già parte a livello 15, al contrario dei 4 sfigati che partono a livello 1. In inventario ha due kit medici grandi, ma del resto non ha armi. Vabbè, siamo appena caduti a terra. Non c'è abilità, la possibilità di aumentare di livello, da quanto ho capito, perché questa qui, non so se vedete, comunque sia, nell'angolo in alto a sinistra, la barra che conta i punti esperienza necessari per aumentare di livello è bianca e al massimo, quindi da questo immagino che sia di un livello prestabilito. Dunque, ci troviamo nella città di Moresby. Andiamo avanti, vediamo un po' cosa devo fare, dove devo andare, chi lo sa. Ah, fortuna anche lui la sua fida torcia. Meno male. Dunque, come ho detto, l'ho scaricato oggi pomeriggio, l'ho acceso adesso per la prima volta, appunto per fare i video. E la mia intenzione era fare i video passo per passo di tutto il DLC. Se possibile farò, sperando di riuscire a trattenermi che... Sapete, quando mi prendo la scimmia io parto, parto. Secondo che alzo un po' il volume, così anche voi dovreste riuscire a sentire il volume di gioco oltre alla mia meravigliosa voce. Ok. Hop. E cosa stavo dicendo? Non mi ricordo ovviamente. Hop. Vediamo un po'. Oh, quanta roba. E hop. Ovviamente i comandi sono praticamente uguali a quelli del gioco normale. Oh, un piede di porco. Ecco, faccio il cretino. Mi è andato a uscire. Scusatemi. Niente di rilevante. Quindi immagino che anche missioni qui da atterrata trovano riuscita. Da quel che ho visto qualche gameplay prima di acquistarlo perché non ero del tutto sicuro. È un pochino più lineare in quanto a gioco in confronto al free roaming della campagna principale, il che non è che mi dispiace più di tanto perché in fondo è semplicemente un contenuto scaricabile e i contenuti scaricabili teoricamente oltre a aumentare l'esperienza di gioco di un gioco che dovrebbe essere già completo di suo e per fortuna Dead Island lo è, ma anche variare un pochino le cose. Ok. E dunque, cos'altro volevo dire? Ah sì, Dead Island hanno solo due DLC, questo qui, Rider White, e la Blood Bath Arena, ovvero l'arena bagno di sangue, che praticamente... Oddio, un secondo. Ciao, testa di minchia. Oh, e mo ti spappolo. Squash! Stavo dicendo prima che il nostro putrefatto amico ci... bloccasse.
Ah, vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni. Ma che cazzo? Oddio! Sta ballando il pulcino Pio? Che brutta cosa! Sì, insomma, ecco, stavo dicendo prima che la nostra danzatrice del ventre, diciamo così, ci interrompesse, che per Dead Island sono disponibili solo due DLC, appunto, Rider White, quello che sto facendo, e L'arena bagno di sangue, che in pratica non è altro che queste quattro arene in cui c'è la cara vecchia modalità survival, diciamo, ci sono orde, orde, orde continue di nemici, eccellente da fare in multiplayer, quanto detergente, così si può pulire bene. E pratica tutti gli oggetti e l'esperienza che hai nella campagna principale e poi portarli nell'arena bagno di sangue e viceversa, molto comodo per chi vuole aumentare di livello velocemente e cazzeggiare con gli amici. Oh cazzo, un suicida. Aio, testa di quarzo. Toh, muori, brufoloso. Oh, ho fatto bordello. Aio, testa di cazzo. Calciolante! Fail totale! Cazzo, già l'inizio è tosto, ci sono già due suicidi. Oddio, 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 aiuto. Dovrò farlo esplodere. Dai, su, sono qui, esplodi, esplodi. Bravo lui! Ma che roba? Non so se vedete, è rimasta solo la colonna vertebrale. Yuhu! Il mio piede di porco, se non ti spiace. Il mio coltello da lavoro. C'è una cazzuola in pratica. Cazzo cazzuola! Fucile automatico, ma con un solo proiettile faccio ben poco. E sì, stavo dicendo, insomma, c'è anche l'arena bagno di sangue che anch'essa, come il DLC di Rider White, viene 10 euro, 9,99. E mi sembra un prezzo un pochino esagerato per una cosa così piccola, diciamo, che ha come bonus semplicemente, oltre a quello, un'arma in più, cioè poca roba, se al massimo diminuisci il prezzo si può pensare. Quindi ho voluto optare per questo qui, perché mi sembrava anche più completa come cosa. Oddio, il cavo dell'altra. Oh dai, facciamo ancora la ballerina del ventre, vieni ciccia, vieni. Oh, ecco. Non sto neanche a commentare. Fuori dal cazzo. Pensa a te. Che sei polverizzata? Ci sono solo le gambe? Ah, questo gioco è pieno di bug, non come Skyrim. Per fortuna sono divertenti, non danno fastidio più di tanto. E comunque, tornando a noi. Andiamo avanti, andiamo avanti. Vi ho spiegato un pochino tutto la storia di sta roba qui e ora andiamo avanti. Dico troppo spesso andiamo avanti, vero? Bulloni. Qua c'è un idrante che va. Trullaleo. Esatto, trullala. Yeah! Questo l'ho sacchiato Teddy! E l'ho sacchiato Teddy della ritardata trentenne e cinquantenne in base alla luce! Oh! Giù le mani, testa di minchia! Un bel calzone rotante, poco rotante e molto calzone, un calcio nel culo. Yeah, il nostro Rider White spacca i culi alla grande. Yeah, mazza da baseball, facciamo un run, home run con le rotule dei nemici. Chi c'è che qualche ansima? C'è qualcuno? Qualcuno che uccideremo al prossimo appuntamento perché sta esaurendo il tempo. Alla prossima, appena metto giù, carico subito il prossimo video. Ciao!